Faccio un preambolo. Posso? Allora, intanto grazie per l'attenzione di questa conferenza stampa in cui presentiamo la legge approvata ieri all'unanimità dal Consiglio regionale e è un motivo anche questo di soddisfazione. Permettetemi, insomma, vorrei anche ringraziare gli uffici e tutti coloro che hanno lavorato per redigere il testo e fare in modo che trovasse non solo l'accoglimento dell'Aula ma dell'intera Aula, che è un fatto non secondario, insomma, anche per un rigore politico e anche una condivisione di intenti che la comunità marchigiana, secondo me, accetta ancora di più se il Consiglio che lo rappresenta lo vota tutti insieme. E l'obiettivo che abbiamo introdotto con questa legge, che abroga una legge del 2009, è quello di tutelare i consumatori rispetto ai rischi di mercato, rispetto alle truffe, rispetto anche alla asimmetria informativa che molto spesso l'utente o il consumatore subisce di fronte agli acquisti, di fronte a dei prodotti che sono magari complessi e hanno 4 pagine di codici, fine con tutti i vari rischi che poi di sottoscrivere accordi sbagliati, diritti ai risarcimenti, la rappresentanza, il diritto all'informazione. Ma è una cosa che ho detto ieri e che mi vorrei soprattutto soffermare oggi prima di lasciare la parola, è che io trovo questa legge molto importante oggi, perché con questa propulsione alla digitalità in molti servizi di pubblica utilità e di pubblico interesse, pensiamo a quelli sanitari, a quelli anche legati ai trasporti, alle libertà individuali, ai diritti civili, ormai noi tutti spingiamo verso una nuova digitalità. Il nostro telefono suona in continuazione, tutti i servizi sono codificati, abbiamo preparato un percorso anche di QR code per tantissime cose che in passato erano garantite in modo analogico e digitale, ed è un bene. Anche noi come regione stiamo investendo tantissimo per fare in modo che ci sia una digitalità sui servizi. Questo però ha un'altra faccia della medaglia, che è quello del divario sociale che si genera tra coloro che sono o per scelta o per impossibilità non in grado di essere digitali e comunque hanno un accesso a quei diritti in modo differenziale. E certamente questo genera un divario sociale. Allora, questo divario sociale si colma dando una possibilità di essere assistiti, soprattutto nei diritti fondamentali. Immagino quelli dopo il Covid siano anche aumentati, perché molte cose si fanno. Io stesso, quando chiamo per avere informazioni, mi dicono vada sul sito, controlli, metta il suo codice, metta il QR code, metta quello. Io penso alle persone, oltre a quelle anziane, ma anche alle persone che per scelta non vogliono digitalizzarsi, vogliono tenersi il GSM col tasto verde e il tasto rosso. Purtroppo questo genera un divario, perché non è molto diverso dall'analfabetismo di 80 anni fa, perché le persone allora non avevano parità di diritti e lo stesso accesso a quei diritti, perché erano gestiti in modo per loro inavvicinabile, e la stessa cosa vale per chi oggi non riesce ad avere uno smartphone nelle mani oppure non ha digitalità. Ecco, io punto molto su questo fatto e vorrei che fosse recepita, che questa legge vuole creare dei luoghi di assistenza sia telefonici che fisici, in cui le persone possono essere veramente assistite e accedere in modo uniforme e come dovrebbe essere generale ai diritti in modo uguale. Quindi ritrovare anche il senso dell'uguaglianza di fronte a una digitalità e una spinta digitale che oggi ci vede tutti quanti impegnati. Grazie. Grazie Assessore. Mi sono dimenticato di ringraziare Talarico. No, che non c'è bisogno. No, io volevo ringraziarlo, ringrazio l'Assessore, perché in questi mesi bui è stato come, io dico come la penso, un trattore, nel senso che non vi dico che ci ha fatto, ma ci ha spronati in maniera molto molto importante, ed è stata sempre presente. E quindi sia io che i colleghi del mio ufficio, ma anche il suo ufficio, così come anche le associazioni, eccetera, abbiamo
collaborato in maniera forte, ma molto forte, sia l'obiettivo primario suo era quello di fare la legge. E non vi faccio vedere i messaggi e le minacce che giorno ieri, in senso buono, di dire è pronta? Quando la condividiamo, discutiamone, vediamo. Non dico che era giornaliero, ma quasi. Quindi questo per me ha un grande significato come tecnico, quello della presenza della politica molto forte in un settore così bello, così delicato, che è quella della tutela dei cittadini consumatori. E questa è una buona legge, come ha detto l'assessore. È una ottima legge che abbiamo modificato e anche condiviso. Una cosa molto bella che io ho voluto metterci e lui mi ha sostenuto fortemente, soprattutto sull'articolo 3 che riguarda l'osservatorio dei prezzi e delle attività produttive, che non esisteva prima e ce l'abbiamo voluto inserire perché non qualcuno dei vecchi delle associazioni si ricorda Mister Prezzi, che l'abbiamo fatto noi come Regione Marche a livello, è stata la prima esperimento che abbiamo fatto ed ha funzionato proprio per il controllo dei prezzi. Quindi diceva l'assessore e il vicepresidente che è veramente una buona legge, ma non abbiamo lavorato solo sulla legge sui consumatori, ma abbiamo fatto anche dei progetti importanti e oggi abbiamo le associazioni che con la collaborazione di una società di comunicazione che si chiama Comunica, posso dirlo, se solo faccio pubblicità, ormai l'ho detto, spero di non fare pubblicità, però è stata molto proattiva con le associazioni dei consumatori anche, e poi ne parleranno i rappresentanti, eccetera, su un progetto Covid che l'assessore ha voluto, ma ha mandato personalmente anche a Roma a trattare al Ministero per portare fondi, perché lui è il coordinatore nazionale di tutte le regioni italiane in materia di attività produttive, sviluppo economico, consumatori, eccetera, a trattare con Roma per portare dei fondi nelle nostre regioni, compresa la Regione Marche, perché dovevamo istituire degli sportelli dei consumatori molto forti, dei progetti e una cosa importante che dopo ne parleranno loro è il sito, una piattaforma informativa, dopo ve la faranno vedere, che secondo me è eccezionale, dove tutti i cittadini, per collegarmi al pensiero del vicepresidente quando parlava di digitalizzazione, di innovazione, di andare su internet, e quindi questa piattaforma per la prima volta che abbiamo, è una piattaforma a sé stante che ve la spiegheranno i tecnici, perché io sinceramente sono di quelli che è meglio che scrivo piuttosto che vado ecco. Questa è la panoramica, dopo di voi, dopo questa conferenza, ci avremo il CRUC, la prima riunione dopo la legge del Comitato Consumatori Utenti della Regione Marche, e dove affronteremo tutta una serie di questioni anche per il futuro. Io veramente vi ringrazio, assessore, ti ringrazio veramente perché abbiamo fatto tante cose su questo settore che forse tutti dicono no, commercio, eccetera, invece no, anche sui consumatori a maggior ragione in questo anno si è lavorato tantissimo. Se posso aggiungere una ragione ulteriore, è evidente, non sfugge a nessuno che oggi i nostri ospedali sono senza più malati Covid, no? Però il riverbero di questa pandemia, che ovviamente non è ancora finita e non bisogna sottovalutare, qual è? C'è stata un'impennata di tutto il sistema burocratico che oggi diventa tutto a carico del cittadino che deve dimostrare di aver fatto i vaccini o di non averli fatti, che deve poter avere informazioni su come si vola, su come si può accedere in un servizio piuttosto che in un altro. Quindi il Covid, al di là dell'aspetto sanitario, rappresenta un momento storico di carico burocratico, per non dire altro, di grande impatto sui servizi, ma anche sui diritti che prima erano scontati. Per questo io credo che chi fa l'associazione dei consumatori oggi abbia a che fare con nuovi bisogni rispetto a quelli di un anno fa, ed è il motivo per cui credo sia fondamentale soprattutto attivare dei punti di ascolto, di assistenza, perché abbiamo virtualizzato tanto, probabilmente ancora c'è tanto da virtualizzare, però ci sono ancora persone che hanno bisogno di incontrarsi, altrimenti quelle rimarranno escluse. Io ieri, che non penso di essere disadattato socialmente, per capire come facevo a prendere un aereo ad agosto, ho dovuto chiamare il direttore dell'aeroporto perché non riuscivo a capirlo, pur avendo una forma abbastanza evoluta di digitalità. E quindi immagino tutti quelli che non hanno quella possibilità, insomma. Quindi immagino che c'è bisogno anche su cose che prima erano semplici, oggi dopo il Covid si sono complicate tutte.
Varagona. Sì, sono Francesco Varagona, presidente di Consum Marche, ma parlo a nome delle 5 associazioni che hanno partecipato al progetto Covid, quindi Adiconsum, Adoc, Federconsumatori, MDC ed Udicon. Ecco, in questi mesi è stata svolta, grazie al progetto Covid, grazie alle risorse messe in campo dalla Regione e dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stata svolta un'intensa attività nei 50 sportelli che sono stati dislocati in tutta la regione, sia nelle zone costiere sia nell'entroterra marchigiano. Il periodo della pandemia, come ricordava prima l'assessore, ha reso le persone maggiormente fragili, vulnerabili, disorientate, e di fronte a questo evento che ha cambiato le abitudini di vita e di consumo di tantissime persone, c'è stato bisogno di fornire assistenza nell'informazione, nell'interpretazione delle varie normative che si sono susseguite in questo lasso di tempo. C'è stato bisogno di assistenza nell'utilizzo dei sistemi digitali necessari, come vi ho ricordato prima, per accedere ai bonus, alle altre agevolazioni. Per esempio abbiamo aiutato per lo SPID, per l'app Io, per il cashback, per la prenotazione online dei vaccini, per i rimborsi e degli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Ecco, c'è stato bisogno di rimodulare le attività, le modalità di attività di assistenza alla persona, sia in presenza sia da remoto, per consentire di evadere le decine di migliaia di richieste che sono pervenute all'associazione negli sportelli. Anche nel periodo in cui gli spostamenti erano limitati, le associazioni hanno lavorato comunque in presenza, rispettando le normative e ponendo la massima attenzione al distanziamento, la sanificazione e utilizzando adeguati dispositivi di protezione. Quindi c'è stato bisogno di attività in presenza e abbiamo però cercato, laddove era possibile, di fornire assistenza telefonica da remoto, utilizzando le modalità a distanza, la videochiamata. Le richieste sono le solite, ma hanno assunto un connotato diverso, cioè ci siamo occupati di telefonia, collegamenti internet, di energia, di viaggi, di contenziosi sugli acquisti online, ma nella pandemia le cose sono modificate, le esigenze sono state diverse. I contenziosi sulla telefonia e collegamenti ad internet sono cambiati perché, per esempio, le famiglie hanno avuto bisogno, tramite i collegamenti per la DAD dei figli, tramite le esigenze del lavoro a distanza, di avere una banda maggiore, quindi hanno dovuto fare contratti di tipo differente, non sempre ci sono riusciti da soli. Per l'energia, se pensiamo a tutto quello che è successo nell'area del terremoto, dove per quanto riguarda le energie, con l'autorità, con le nuove normative, i dispositivi che sono stati messi dall'autorità di regolazione dell'energia reti e ambiente, l'ARERA, c'è stata un'agevolazione, però anche per ottenere le agevolazioni vi assicuro che per le persone non è stato facile e molti hanno dovuto essere aiutati e sostenuti dalle associazioni. Pensate alle esigenze che ci sono state nell'ambito del settore finanziario, a causa della riduzione del reddito delle famiglie, per la perdita del lavoro, per la cassa integrazione, per il minor sostegno economico, non sono state in grado molte persone di pagare i mutui che avevano acceso. E quindi anche su questo ci siamo attivati per le procedure di sospensione delle rate, dei mutui, e per coloro che hanno avuto bisogno anche per sostenerli nelle domande di accesso al fondo di prevenzione usura e sovraindebitamento. Do dei numeri per capire un po' l'attività che è stata svolta. In questi primi 5 mesi e mezzo, cioè abbiamo i dati fino al 15 giugno, da gennaio al 15 giugno, noi abbiamo fatto 522 conciliazioni, quindi procedure di conciliazioni che hanno ottenuto il 95% un risultato positivo. Le conciliazioni infatti permettono di avere risultati più veloci rispetto alle cause civili, sono gratuite per i consumatori e diventano uno strumento quindi molto efficace nella tutela dei diritti. Ma queste 522 sono a fronte di più di 2.000
richieste, contatti, informazioni, reclami che sono stati fatti in questi 5 mesi e mezzo agli sportelli delle associazioni. Importante è stata la scelta dell'amministrazione regionale di supportare il progetto Covid, le attività di sportello delle associazioni, perché così siamo riusciti a essere più vicini alle persone più fragili. Questo ha consentito di avere un effetto moltiplicatore nel territorio. Si stima infatti che le associazioni di consumatori consentono di recuperare annualmente alle famiglie della comunità marchigiane circa oltre 2 milioni di euro. E questa è solo una parte, quella del recupero nel contenzioso, nelle conciliazioni del lavoro che fanno le associazioni, perché come si diceva prima, gran parte è sull'informazione, l'educazione, la formazione. Su questo c'è l'intervento del sito di cui parlerà la collega fra poco, ma che riguarderà anche le newsletter, comunicati stampa, l'attività di diffusione delle informazioni che abbiamo svolto in questi mesi e che continueremo a svolgere nei mesi a venire. Termino dicendo che senza nulla togliere alla politica, che ha indubbi meriti nel saper gestire la cosa pubblica, l'abbiamo dimostrato, lo veniva detto prima dal vicepresidente per quanto riguarda la legge sui consumatori, ma anche per il progetto Covid e per tutta l'attività che è stata fatta, io credo che vada un doveroso applauso al servizio della regione che si occupa della tutela dei consumatori, in particolare al dirigente dottor Pietro Talarico, alla funzionaria Adonella Andreucci, che è qui presente, che in questi anni hanno incessantemente svolto un ruolo di indirizzo, monitoraggio e controllo, rendendo la nostra regione a vertici, se non oggi al primo posto per velocità ed efficacia della spesa dei fondi messi a disposizione dal MISE, divenendo un punto di riferimento nel panorama nazionale sui temi della difesa dei diritti dei consumatori. L'integrazione pubblico e privato, con riconoscimento dei rispettivi ruoli, ha permesso in questi anni di avere un sistema efficiente di tutela dei diritti dei consumatori che altre regioni ci invidiano e che ci spingono a fare sempre meglio nell'interesse delle famiglie, dei cittadini, dei consumatori della comunità marchigiana. La collega, e dopo presentiamo il, perché quello ci tengo molto, è veramente molto buono. Sì, dirò. Ci sono anche ancora i giornalisti, eccetera, per la vedere, non sarebbe. Che dici? Assolutamente sì. Sarò brevissima nella mia introduzione. Sono Ciaffia Alessa di Adoc Marche, una delle associazioni dei consumatori che è iscritta al CRCU regionale, ne sono la coordinatrice. Mi aggancio brevissimamente a quello che diceva prima l'assessore. Covid uguale cambiamento, non solo cambiamento, ma è una vera e propria cesura storica. Per cui abbiamo fatto una riflessione interna su quali strumenti innovativi poter proporre per far fronte a questa emergenza. E sicuramente la punta di diamante dell'intervento della comunicazione è stata proprio la creazione di questo sito ConsumMarche. Io adesso traslo lateralmente e mi fa piacere mostrarvi questo lavoro di squadra. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e chi ci ha dato le competenze tecniche per poterlo realizzare. Allora, ConsumMarche, come potete vedere, grazie. Come potete vedere c'è il logo che va a richiamare il picchio della nostra regione e poi c'è l'hashtag, da oggi lo sai. Da oggi lo sai vuol dire che da oggi questo è lo strumento per poter reperire le informazioni utili, per potersi orientare all'interno della giungla, perché a volte è una giungla, di tutte quelle problematiche che riguardano non solo i consumatori ma la cittadinanza intera. Brevemente cerco di scorrere l'home page, quindi qua troviamo spiegato il senso di questo intervento che vuole fortemente promuovere la tutela dei consumatori e vuole utilizzare appunto i canali associativi all'interno di questa, di ogni singola scheda si può poi entrare nel sito di ogni associazione dei consumatori e trovare quegli strumenti utili per poter dirimere le controversie in cui quotidianamente incappano. Entrando nelle varie scatole di ConsumMarche troviamo allora innanzitutto l'area delle informative, eccole qua,
la parte un po' più istituzionale, dove abbiamo dato spazio, ok, forse riesco meglio, non è vero, dove abbiamo dato spazio alla parte, ok, scusate ma fai... No, forse dovevo portarmi, ecco, vabbè. Forse tolgo questo, magari più funzionale. Perfetto, ok. Mi parlavamo prima di divario digitale, ecco, qui c'è un esempio. Allora, la prima scheda è quella delle delibere regionali, sempre in materia di Covid, e la seconda scheda invece riguarda le istituzioni per il Covid. Quindi è un'area dedicata a bandi, ad iniziative a favore dell'intera cittadinanza. Salendo entriamo nel cuore di Consummarket, progetto Covid, perché c'è progetto Covid? Perché quest'anno ci siamo occupati di questo tema. Il grande contenitore di Consummarket rimarrà in futuro e quindi nei prossimi anni andremo a arricchirlo con i progetti futuri che verranno supportati dalla Regione Marche. All'interno di progetto Covid c'è una piccola introduzione rispetto alle finalità, alle sensibilità che noi come associazione dei consumatori vogliamo esprimere. E poi, cosa fondamentale, di cui parlava il collega precedentemente, gli indirizzi degli sportelli. Gli sportelli rappresentano un vero e proprio presidio territoriale. È vero che abbiamo dovuto mettere in campo degli strumenti da remoto a causa della pandemia, ma abbiamo compreso fortemente che l'incontro vis-à-vis con le persone è un incontro unico. In quell'incontro noi non solo abbiamo assistito le persone nelle quotidiane problematiche consumeristiche, ma siamo diventati un primo punto di ascolto attivo, perché le persone in realtà ci hanno poi parlato delle difficoltà personali legate a questo momento. Per cui dal punto di vista informativo abbiamo deciso anche di approfondire alcune tematiche che non sono prettamente legate all'area consumeristica, ma che riguardano le difficoltà che le persone hanno esperito in questa fase che stiamo ancora vivendo. Tra i prodotti realizzati c'è per esempio una brochure informativa che abbiamo realizzato con il contributo dell'Ufficio della Promozione Sociale dell'Assur Marche 2, all'interno della quale ci sono elencati dei passi, delle buone pratiche che le persone possono mettere in campo proprio per fronteggiare gli stati di ansia e di stress che abbiamo e stiamo purtroppo ancora vivendo a causa del Covid. Sì, non riesco. No, Pietro, aspetta. Vediamo se... E pure che funziona con il primo fit. Ok. Perfetto, grazie Pietro, grazie. E sempre quest'area verrà caricata con ulteriori prodotti legati all'attività di comunicazione del progetto Covid. Quindi abbiamo in programma altre brochure. Un contenuto sarà proprio quello della sicurezza degli acquisti online, che hanno avuto un'implosione durante la pandemia. Verrà caricata la trasmissione che è andata in onda ieri sera su TV Centro Marche, dove abbiamo approfondito alcuni dei contenuti all'interno della brochure, e ne sono programmate altre sempre su TV Centro Marche e su ETV. Torniamo adesso indietro e passiamo ad un'altra sezione molto importante, che è una sezione guide. La sezione guide affronta le tematiche che quotidianamente i consumatori devono affrontare. Quindi abbiamo la questione della merce contraffatta, come poterla riconoscere, le buone pratiche per gli acquisti online, truffe online, come saperle riconoscere, le truffe telefoniche e quali sono le buone prassi per poter stipulare dei contratti telefonici e legati alle utenze gas e luce. Sezione fondamentale è quella degli strumenti di tutela. Gli strumenti di tutela, che sono strumenti che riguardano la via stragiudiziale, cioè quella via che è al di fuori dei tribunali, che permette di risolvere tutte quelle, tecnicamente si chiamano small claims, cioè sono quelle piccole controversie
che se questi strumenti non esistessero, i consumatori non avrebbero possibilità di risolvere, sarebbero semplicemente dei brutti rospi che dovrebbero ingoiare. Ne apro una perché voglio mostrarvi anche la modalità con cui l'abbiamo realizzato. C'è una sorta di case history, ogni volta raccontiamo una storia, così quando il cittadino entra ha innanzitutto una modalità molto facile e molto fruibile, quindi non c'è un intento di tipo accademico, può andare bene per tutti e le persone possono anche ritrovarsi in questa storia. E poi ci sono varie domande e varie indicazioni sempre su come fronteggiare queste situazioni, perché sicuramente quello che vogliamo veicolare è questo: gli strumenti ci sono, ma se i cittadini sono informati noi possiamo addirittura prevenire queste situazioni, perché la conoscenza è sicuramente il miglior strumento di tutela. Ultima area, quella delle news, che che appunto aggiorniamo, sono sempre news in materia di Covid, ma quando questo scenario pandemico prima o poi finirà, perché dovrà finire, verranno arricchite con altri contenuti. Ultimissima cosa, il discorso delle newsletter, quindi ci si può iscrivere a ConsumMarket per essere aggiornati sulle ultime novità, quindi vi invitiamo sicuramente a farlo e vi aspettiamo nei nostri sportelli. Ci siamo presenti e voglio anch'io rubare gli ultimi 30 secondi, poi taccio. Vorrei ringraziare la Regione perché ci ha dato la fiducia di poter realizzare questa attività. E chi poi rappresenta il braccio operativo che ci assiste quotidianamente e chi ci ha dato le conoscenze per poter realizzare questo grande strumento che è ConsumMarket. Grazie a tutti.